Quasi 4.000 persone hanno ribadito il loro fermo e deciso no alla realizzazione di un inceneritore a combustibile solido secondario nella Valle del Mela nell'ambito della riconversione della centrale termoelettrica. Una folta schiera di cittadini, su impulso delle associazioni ambientaliste impegnate sul territorio, si è data appuntamento nella frazione Archi di San Filippo del Mela per poi sfilare pacificamente in corteo. Presenti non soltanto le associazioni ambientaliste, ma anche rappresentanti istituzionali dei comuni del comprensorio e di movimenti politici, tutti ad esprimere il loro dissenso verso l'inceneritore CSS. Un inceneritore creerà diossine, furani, metalli pesanti, un inceneritore che creerà problemi sanitari e ambientali alla popolazione residente. Gli studi sono chiari, quindi dobbiamo manifestare tutti, dobbiamo dire tutti no all'inceneritore. Un fronte comune, finora 13 amministrazioni, cittadini, associazioni, deputati regionali e nazionali hanno già detto no all'inceneritore. Al di là delle garanzie sulla qualità dell'aria, che chiaramente lasciano perplessi un po' tutti, anche perché un inceneritore è un inceneritore, crea danno con tutti i filtri e tutto quello che si può volere, ma c'è anche poi un altro livello di discussione, quello cioè della pianificazione economica. Cioè, in un momento in cui tutti i comuni, anche dei dintorni, vanno finalmente verso la pianificazione della raccolta differenziata, quindi verso un ciclo virtuoso, noi andiamo a realizzare invece un impianto in questa zona che per 30 anni dovrà funzionare bruciando sostanzialmente rifiuti, è vero, più o meno depurati dalle frazioni, diciamo, forse più nocive, e anche questo sono garanzie che non so fino a che punto possono essere date in un territorio come questo. Però soprattutto andiamo a creare energia elettrica bruciando rifiuti invece di alimentare l'economia del riciclo, l'economia circolare. Credo che sia proprio sbagliata come scelta strategica, è una scelta economicamente sbagliata e arretrata, assolutamente anacronistica.